di Teleambiente e di Teledonna, ma anche delle altre emittenti collegate. Oggi è il 14 aprile dell'anno 2012. Un saluto a tutti voi e bentrovati al nostro consueto appuntamento culturale col Gamma D. Il Gamma D dedica questa trasmissione al centenario della nascita di Kim Il-Sung. Che, al quale noi mandiamo gloria eterna perché è stato un difensore e un maestro per i popoli, non solo per quello coreano. E mh, vi vorrei leggere eh, quello che verrà stampato nell'inserto eh, per la Corea che verrà mh, nel mese punto prossimo, ne, verrà inserito nella voce come sempre. Allora, pensieri per il centenario della nascita del grande Kim Il-Sung. Non è usuale firmare gli inserti della voce, ma questa volta, in questa occasione, desidero farlo. Per prima cosa, che per me non è secondaria, Kim Il-Sung fa parte di coloro che hanno combattuto contro il nazismo, fascismo, impero, nipponico. Asse malefico, imperialista contro il quale abbiamo combattuto anche noi. Quindi il grandissimo Kim Il-Sung è un nostro compagno di lotta. Conoscendo poi il cammino civile, politico, rivoluzionario di questo grande partigiano, dobbiamo riconoscere che gli dobbiamo molto, che da lui, dalle sue nobili lezioni, è scaturito il nostro sapere migliore la nostra più ferma e convinta coerenza e di conseguenza le nostre scelte. Ha lavorato sul popolo Kim Il-Sung come un cesellatore lavora con passione nel materiale greggio che si appresta a trasformare e il risultato di questa trasformazione è qualcosa di smagliante nella storia dell'umanità. Una pagina nuova e diversa che pur con talune similitudini si allontana nel profondo dalle esperienze degli altri paesi socialisti. Perché, diviene logico chiedersi, perché la ragione più puntuale risale certamente dalla scienza politica e strategica creata dal grande Kim Il-sung, ossia dai principi Juche che gli altri paesi non conoscevano. L'aver teorizzato che tutto è nelle mani nostre, che non esistono deità nelle quali confidare per un vano ipotetico soccorso, ma che tutto posa su noi, sulla nostra volontà, sulla nostra preparazione informativa e culturale per trasformare in meglio le nostre condizioni di vita, per poter capire in certi casi dominare la natura. Quindi vivere con dignità e di conseguenza senza sudditanze, tutto questo ci ha fornito chiara dimostrazione di quale sia la chiave vincente della vita sovrana e indipendente del popolo, della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Noi e anche io personalmente riteniamo che lo Juche sia un vero capolavoro che ha suggerito il simbolo del Partito del Lavoro in Corea, ossia Falce, martello e penna. Questo capolavoro, che tra il lavoro inneggia la cultura, è la giusta via per la libertà. Molto hanno fatto anche gli altri paesi socialisti, ma evidentemente non abbastanza. Crediamo che i principi Juche, pur senati per il popolo coreano perché il socialismo non è trapiantabile, in quanto ogni popolo ha una propria originalità, una propria storia, propri usi, propri costumi, proprio folclore. Riteniamo che se i principi giucce fossero stati conosciuti e applicati anche negli altri paesi socialisti avrebbero salvato i popoli dal crollo delle loro conquiste e impedito all'imperialismo di nominare, dominare nuovamente quei popoli che avevano lottato e vinto per la fine del brutale sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ecco perché noi invitiamo tutti coloro che si ritengono di sinistra ad informarsi a conoscere le teorie Giucci, a farle proprie e quindi ad agire di conseguenza se vogliono sinceramente lottare per gli interessi del nostro popolo lavoratore. Caso contrario ci ritroveremo nel fango ideologico che ci ha portati alla disperata situazione politica, sociale e umana nella quale ci troviamo oggi passando dal revisionismo al migliorismo alla globalizzazione sotto il dominio USA e Vaticano che non lascia spazio alla nostra dignità, al riscatto per tante eroiche lotte consumate sotto la scientifica linea ideologica senza la quale ogni lotta è vana e spesso nociva. Kim Il-sung ci ha insegnato ad avere amore patriottico in una grande Ispirazione internazionalista. Ci ha insegnato il significato della conoscenza, senza la quale l'uomo non si distingue dagli altri animali. Kim Il-sung ci ha insegnato a contare sulle proprie forze, a non cedere a ricatti e a minacce, a collocare i governi imperialisti nell'angolo dei nemici da combattere, senza remore e senza timori. Perché in noi, soltanto nella nostra individuale volontà, che diviene forza invincibile nella collettività, c'è la chiave per la vittoria e per il riscatto che ci rende degni di definirci umanità. È necessario riflettere e chiederci come mai il Partito Comunista Italiano, così chiamato da Togliatti, che ha fatto violenza al PCD fondato da Gramsci. Perché chiedevamo... Si unì al coro dell'imperialismo per calunniare il compagno Stalin? Perché si dichiarava critico e nemico di Kim Il-sung? Perché era nemico di Mao Tse-tung? Era nemico del maresciallo Tito? Era nemico di Enveroggia? Divenne nemico di Fidel Castro? Tutti i leader che hanno voluto servire i loro popoli nel socialismo? Perché il Revisionismo altro non è che l'infiltrazione borghese dell'imperialismo in seno alla classe operaia e in Italia favorita da Togliatti. In pratica il Trotschismo è divenuto nell'epoca susseguente Revisionismo, sempre e solo per servire l'imperialismo. Nel ricordare il centenario della nascita di un grandissimo della storia, Kim Il-Sung, va precisato che egli appartiene alla storia dei popoli, non alla storia dei poteri forti scannatori di popoli, come furono ad esempio il romano Giulio Cesare o il francese Napoleone, considerati dei grandi dai storiografi che lavorano pagati dal potere. Kim Il-Sung fa parte della nostra storia, della storia di chi studia, lavora e combatte, della storia dei giovani, delle donne e degli anziani, della storia dei contadini e dei pescatori, degli studenti, degli insegnanti, degli artisti, degli atleti. Kim Il-sung fa parte del popolo che onora la patria con la propria attività, con la costante creatività per migliorare se stessi e per contribuire al benessere della collettività sia gloria eterna a un compagno come Kim Il-Sung, che ci fa intravedere la possibilità di arrivare un giorno alla realizzazione di un mondo comunista, così come lo aveva ipotizzato il grande Engels. Un mondo che riporta i valori dell'uguaglianza della comunità primitiva, dove non esiste di fatto alcuna proprietà, ma un mondo fatto di uomini e donne che nel reciproco rispetto si acculturano quotidianamente, perché consapevoli che nella scienza si trova la difesa per l'ambiente, per la propria salute, nel giusto modo di alimentarsi e soprattutto consapevoli che il proprio benessere non si giova del malessere altrui, ma è frutto di un lavoro condiviso e collettivo che nel lungo cammino di lotta e di esperienza, generazione dopo generazione, ha saputo rendersi degno di abitare in un pianeta meraviglioso come la Terra, oggi vilipesa e calpestata dall'imperialismo che nulla risparmia per lo sporco profitto. Nel ricordare il grande Kim Il-sung dobbiamo segnalare la presenza, fino a qualche mese fa, di Kim Jong-il. Dal quale molto abbiamo imparato e al quale si deve la salvaguardia della pace della zona asiatica sempre minacciata dall'imperialismo USA. La lezione sul Songun è di notevole importanza per tutti noi ed è la garanzia che anche il presidente Kim Jong-un saprà avvalersene, continuando la lotta per la salvaguardia della sovranità e dell'indipendenza e per raggiungere l'unità di tutta la Corea. Ecco, questo pezzo l'ho firmato io e verrà inserito nell'inserto della voce dedicato alla Corea. E adesso continuiamo col grande Kim Il Sung, appunto, nel centenario della sua nascita, in quanto lui è nato il 15 aprile del 1912 e vogliamo parlare di Kim Il Sung perché è uno scienziato della politica, artefice tra l'altro, appunto, della liberazione dal nazifascismo, come abbiamo già detto, e impero eh, nipponico. È implicito che assolutamente legato al suo ricordo è necessario segnalare i meriti del popolo che più di ogni altro è stato ed è tuttora resistente, il popolo coreano. Vorremmo sottolineare che Kim Il-sung è stato un grande statista, al pari di Lenin, Stalin e Mao Zedong. Il fatto che sia meno noto in Occidente è dovuto al motivo che l'imperialismo e il lacché revisionisti hanno voluto mantenere sconosciute le sue eroiche gesta e la sua grande opera scientifica e rivoluzionaria, che oltretutto era chiusa in ben 35 volumi. È cosa nota che Kim Il-sung nacque nel suo paese quando, lui nacque, la Corea subiva l'invasione giapponese e il popolo iniziava il suo lungo cammino resistenziale. Anche nella famiglia di Kim Il-sung si possono contare dei patrioti, martiri della furia giapponese nell'anno 1932 Kim Il-sung dopo essere stato in carcere costituisce la prima unità di guerriglia come nucleo della futura armata popolare rivoluzionaria di Corea e così ha inizio la lotta di liberazione nazionale coreana Kim Il-sung Viene eletto capo dell'Associazione per la Restaurazione della Patria, che raggruppa in sé molte forze antigiapponesi, un po' come il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale in Italia durante la Resistenza. Che nel suo seno c'erano i comunisti, i socialisti, il Partito d'Azione, i Cattolici, tutti quelli che erano contro il fascismo. E così, appunto, in Corea, Kim Il-sung ha fondato questo organismo che era appunto una, una forza anti-giapponese e racchiudeva più correnti. Viene stabilito un programma in dieci punti per cacciare l'invasore, con la prospettiva di dare potere al popolo, di conquistare le otto ore lavorative e di fare una giusta riforma agraria. Intanto avviene che nel 1937 i giapponesi invadono la Cina e incalzano i partigiani in Marciuria, ma la linea comune Corea-Cina contro i giapponesi consente ai partigiani di minare le basi nipponiche. Dopo la guerra cino-giapponese viene applicata la legge di mobilitazione popolare per il servizio di lavoro patriottico. Per questa legge, fino al 1945, un milione e mezzo di coreani furono obbligati al lavoro forzato nelle miniere di carbone, nelle cave di minerali, nell'industria militare e nelle delle costruzioni. E siamo finalmente al tracollo dei giapponesi. Il 9 agosto 1945, l'armassa rossa sovietica, appoggiata da Kim Il-sung, entra in Corea. Come stabilito da un trattato tra gli alleati avvenuto al Cairo nel 1943, l'Armata Rossa Sovietica doveva liberare il nord e gli USA avrebbero liberato il sud. Il limite tra i due eserciti era il famoso 38 ⁇ parallelo. Da notare che l'URSS se ne andò subito e invece gli americani imbroglioni sono ancora lì. Il 14 agosto, qualche giorno dopo il bombardamento americano su Hiroshima e Nagasaki, la guerra mondiale in Estremo Oriente si conclude con la capitolazione del Giappone. <coughs> A proposito di questo voglio aprire una parentesi. Ora, gli Stati Uniti sono pieni di armi nucleari e Israele pure, ma proprio pieni strapieni. Ora, naturalmente, ogni paese cerca di avere le proprie, la propria fonte di energia come può. E anche la Corea del Nord, ovviamente, sta tentando di avere la propria energia dal nucleare. Allora se abbiamo. Se la lo stupore di sentire la faccia tosta del Presidente Obama dire che la Corea, siccome appunto cerca di avere del nucleare per la propria energia, sta minacciando il mondo, mentre il mondo l'ha minacciato sempre gli Stati Uniti. Tanto è vero che hanno buttato pure la bomba a guerra finita su Nagasaki e Hiroshima. Eh? Quindi chi è che butta le bombe atomiche gratuitamente? che non serviva proprio perché la guerra era finita. Gli Stati Uniti, e hanno la faccia tosta. Di dire che la, la Corea, che non ha mai aggredito nessun paese, che non ha mai fatto guerra a nessuno, purtroppo si è dovuta difendere dalle guerre degli Stati Uniti, hanno la faccia tosta di dire che sta minacciando il mondo. Beh, io credo che nemmeno in un palcoscenico comico si possa sentire delle cose grottesche in questo modo. Io non so come il mondo non si ribella e, e non fa le forte risate in faccia a questo presidente americano che è impagliato faccio in mano alle industrie ricche americane e alle lobby americane, perché non, non, non era così quando si è presentato al popolo americano, lo è diventato per mantenere quel posto, ma si deve pagare pure un prezzo però quando ci si vende in questo modo. Allora eh, torniamo a, a, a prima e Finora abbiamo parlato brevemente della vittoriosa resistenza coreana contro l'imperialismo giapponese e contro il nazifascismo. Quindi il popolo a ben diritto festeggiava la conquista della democrazia e della libertà. Ma questa serenità era destinata a durare ben poco. Soltanto tre Settimane dopo la capitolazione del Giappone, la settima divisione di fanteria americana sbarca sulla costa ovest della Corea senza tenere minimamente conto del governo della Repubblica Popolare, appunto perché gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti, non è diverso da quello che fu il governo di Hitler. Non è diverso per loro. I trattati sono pezzi di carta, sono famelici di potere e non hanno riserve ad operare qualsiasi mezzo anche di vite umane, qualsiasi cosa per ottenere quello che vogliono. E lo stiamo vedendo quello che stanno facendo in Siria, quello che hanno fatto in Libia, quello che fanno dappertutto. È una vergogna, il mondo si deve scatenare contro questo governo e quello di Israele. Come abbiamo fatto contro Hitler, ci dobbiamo scatenare contro il governo degli Stati Uniti, contro il governo di Israele. Questa è l'unica strada per mettere le cose a posto. Posto nel mondo. La polizia militare americana scioglie i Comitati Democratici Coreani e arresta i dirigenti. Insomma, si erano cacciati i criminali giapponesi e nazifascisti che vennero sostituiti dalla criminalità USA, che addirittura dichiara che l'inglese doveva essere la lingua ufficiale. Il 10 ottobre il governo militare americano in Corea ha la spudoratezza di autoproclamarsi il solo e legittimo governo del paese. Come il vecchio invasore, e anche peggio, il nuovo invasore americano emette nuovi decreti repressivi. Naturalmente il popolo si ribella, dando nuovamente inizio a una resistenza anti-USA che esiste ovviamente anche oggi. I ferrovieri scendono in sciopero e poi lo sciopero diviene generale fino a dichiarare questa battaglia la rivolta della fame. E per tutta risposta gli USA dichiarano la legge marziale. Nel giugno del 1947 la Commissione congiunta americano-sovietica si riunisce a Seoul nel sud per esaminare la formazione di un governo centrale. Gli USA vogliono escludere le formazioni democratiche, i sindacati, le organizzazioni femminili e dei giovani. Contro il parere dei sovietici, che sostenevano che le votazioni si dovessero fare quando più nessun straniero fosse presente nel territorio coreano, in settembre gli USA indicano elezioni separate al nord e al sud sotto il controllo solito delle Nazioni Unite, che vuol dire sotto il loro controllo. Il trucchetto delle votazioni ormai lo conosciamo anche troppo bene. Ovviamente le Nazioni Unite appoggiarono le elezioni truccate. Il popolo era in rivolta in tutta la Corea fino a reclamare per il 25 agosto nuove elezioni nazionali. Nonostante le minacce, al sud il 77% si reca appunto alle urne e al nord il 99%. Il sud elegge 360 deputati, il nord 212. Viene proclamata la Repubblica Popolare Democratica di Corea e Kim Il-sung viene eletto presidente della repubblica. La rabbia degli USA si manifesta con punizioni. Con, eh, appunto, con azioni punitive, violenti massacri, fermano i partigiani al nord e al sud, e nel giugno del 1949 i due partiti del lavoro si uniscono e formano il Fronte Democratico per la riunificazione della patria. Questa volontà di riunificazione viene considerata come una dichiarazione di guerra e si scatena una repressione che causerà centomila morti gli americani portatori di democrazia. Lo scopo finale era quello di piegare tutta la Corea sotto il tallone dell'imperialismo USA e per giustificare la sporca guerra contro la Corea del Nord con l'appoggio delle Nazioni Unite si mente spudoratamente dicendo al mondo che la Corea del Nord avrebbe invaso la Corea del Sud. Le parole di McCarthy sono molto chiare, con l'occupazione di tutta la Corea possiamo eliminare l'unica strada di rifornimento che collega la Siberia sovietica con le regioni meridionali e dominare tutte le regioni di Vladivostok a Singapore. Praticamente voleva, gli USA vogliono il dominio di quella zona per gli USA, come fu per Hitler, i trattati sono pezzi di carta. Siamo nel 1950 e in tutte le testate dei giornali USA si poteva leggere in tutta la nostra storia non siamo mai stati così ben preparati per una guerra. Sì, loro si preparano molto per le guerre, ma le perdono sempre perché sono infami veramente. Con questa grave minaccia di guerra il presidente Kim Il-sung Propone al sud un piano di riunificazione del paese, ma gli inviati a tale scopo vengono arbitrariamente arrestati per ordine del fantoccio Syngman agli ordini USA. Questo Syngman era un coreano che era vissuto negli Stati Uniti e che, appunto, gli USA l'hanno utilizzato come fantoccio contro il proprio paese. Mentre per ordine di Sigman, che a seconda i piani degli USA, vengono ammassati 100.000 uomini ai confini col 38 parallelo e all'alba del 25 giugno questi penetrano in territorio della Corea del Nord. Kim il sung ne chiede l'immediato ritiro e poi convoca il Comitato Centrale del Partito del Lavoro e ordina ai, cor ai corpi di guardia e dell'Armata Popolare di passare al contrattacco. Si è provocato a darte uno scontro fra le due Coree affinché gli USA, con leggi dell'ONU, potesse muovere guerra e dominare anche la Corea del Nord. Bombardamenti e distruzioni di ogni specie, comprese le armi batteriologiche, sono stati comprovati 340 bombardamenti con armi di questo tipo, tentando anche di diffondere diversi tipi di epidemie. Gli USA sono gettati a mare dalla grande volontà di resistenza del popolo coreano e dalla geniale strategia di Kim Il-sung, tanto che il presidente Eisenhower cerca di mascherare la sconfitta chiedendo un armistizio onorevole, facce toste. Sempre gen generosi, i coreani accettano e firmano l'armistizio. Il 7 luglio 1953 a Panmunjom, le folli ambizioni degli USA sono diverse dalle follie hitleriane, costarono 4 milioni di morti tra il popolo coreano, del quale 3 milioni erano civili. Il presidente Kim Il-sung disse: La guerra di Corea ha dimostrato chiaramente ai popoli del mondo intero che niente avrebbe potuto sottomettere un popolo che era insorto per combattere il colonialismo e salvaguardare la libertà e l'indipendenza della sua patria. Oggi la Repubblica Popolare Democratica di Corea, che è compresa nel territorio sopra il 38° parallelo, è un paese in continua crescita e pieno sviluppo nonostante l'embargo e le continue minacce USA. In tutta la Corea il costo degli alloggi è irrisorio. I coreani vestono e vivono con grande decoro. In tutto il territorio non esistono barboni, né mendicanti, né drogati, né prostituzione. La qualcosa non si può dire dei paesi occidentali e degli Stati Uniti. L'assistenza sanitaria è assolutamente gratuita, così come le medicine, comprese le cure termali. Prima della liberazione l'età media di vita di un cittadino coreano era di 38 anni. Oggi nella società socialista il livello medio raggiunge i 75-80 anni, un po' come anche da noi. Lo studio è totalmente gratuito, compresa la divisa scolastica e i pasti ed è obbligatorio dai 5 ai 16 anni per ambo i sessi. I coreani conducono oggi una vita serena per quanto riguarda il loro sistema di vita socialista, ma sono in continuo stato di allarme dovuto alle minacce e ai tentativi di ricatto dell'imperialismo USA. Il popolo coreano unito come un sol uno popolo, partito, armata popolare, massimi dirigenti, un, eh, ad oggi è Kim Jong Un, che ha sostituito da poco lo scomparso presidente Kim Jong Il, è un tutt'uno che non abbassa la guardia e si crea gli strumenti idonei alla difesa del paese e delle proprie conquiste socialiste. Attraverso le teorie scientifiche dello Juche, con la convinzione che la politica del Songun ideata dal presidente Kim Il-sung e condotta e ampliata dal grande dirigente Kim Jong-il, il popolo coreano ancora oggi resistente si è reso invincibile. Non consentirà all'imperialismo USA di intralciare il suo glorioso cammino rivoluzionario per la edificazione totale del socialismo e per la legittima riunificazione della patria. Abbiamo ugito giorni scorsi frasi deliranti come quella che i coreani minaccerebbero il mondo oppure questa eclatante cosa che eh, è fallito un tentativo di lancio. Ma quanti ne sono falliti in Occidente di tentativi di lancio? I tentativi di lancio sono appunto tentativi per mettere a punto con più precisione certe cose. Ora, se questo succede in Corea, diventa un fatto eh, eh, chissà, eh, sempre perché quando si un paese socialista diventa una minaccia, perché il, il capitalismo e l'imperialismo sanno benissimo. Che i popoli oppressi potrebbero svegliarsi un bel giorno e voler far piazza pulita del capitalismo e dell'imperialismo. Si tratta soltanto di volere di contare appunto sulle proprie forze. Davanti all'imperialismo statunitense che ha distrutto più paesi del mondo, che continua a ricattare e a minacciare altri paesi, davanti a Israele che sta da anni trucidando e, e ricattando e minacciando il popolo palestinese, e gli amici di questo popolo. Con come la Siria, si ha la faccia tosta di dire che la Repubblica di Corea minaccia il mondo. Ma su questa base si parla così di un Paese che non ha mai fatto guerra a nessuno e ha dovuto e deve ancora solo difendersi? si covavano forse vane speranze di poter allettare e magari corrompere il nuovo presidente Kim Jong-un, credo che la Corea ha diritto di averle e di fabbricarle, le armi anche nucleari. Se i governi del mondo saranno così saggi di volere la totale denuclearizzazione, non sarà certo la Corea ad opporsi. Quello che noi denunciamo con forza partigiana è l'uso della menzogna più infame che tende sempre a criminalizzare la Repubblica di Corea solo perché è socialista, dove non è consentito lo sfruttamento brutale dell'uomo sull'uomo, dove non si accettano né dipendenza né sopraffazione. Amici telespettatori, ecco ricordatevi questo: c'è un paese indipendente, un paese che cammina per la propria strada nonostante i ricatti e le minacce, perché sa contare sulle proprie forze e, da, e segue le teorie scientifiche, che sono le teorie scientifiche dei popoli, che servono alla liberazione dei popoli, quanto ne avremo bisogno anche noi. Lo sappiamo benissimo. Amici telespettatori, fate un pensiero al centenario della nascita di questo grande, perché è servito anche a noi. E salutandovi con l'affetto di tutto il gamadì, vi aspetto sabato. Non mancate, a presto.